Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale di Carto Modellismo Dinamico. Io sono Issam e oggi facciamo volare per la prima volta l'eSky Albatros, che è un aliante che mi ha sorpreso davvero. È impressionante con quanta cura è stato progettato, con i minimi dettagli. Tra l'altro, smontarlo, trasportarlo, rimontarlo è un gioco da ragazzi, ci sta in qualsiasi macchina perché si smonta tutto, è molto molto facile da trasportare e servirebbe solamente una persona per trasportarlo. Sarebbe stato molto bello se avessero incluso una borsetta dove uno potesse mettere tutto dentro. E dopo il video precedente di unboxing ho scoperto delle cose molto interessanti, per esempio il doppio rinforzo di tutte le superfici, anche per quanto riguarda le superfici di controllo, sono rinforzate e girano attorno a un tubo, un'asta, quindi non sono collegate direttamente, questo sia per la fluidità del movimento ma anche come rinforzo ed efficienza. Lo stesso vale anche per le ali: oltre al rinforzo in carbonio all'interno abbiamo un'altra asta in carbonio che cammina lungo tutta l'ala. Inoltre, ovviamente, per un aliante, specialmente con l'elica che si chiude, è fondamentale che il motore abbia il freno motore. E qua, come potete notare, l'esca è già programmato. Adesso faccio girare l'elica, mi fermo, vedete che si ferma di colpo. Questo ovviamente aiuterà non solamente a chiudere l'elica più in fretta durante l'atterraggio ma anche durante il volo, e questo diminuisce drasticamente la resistenza all'aria, aumenta l'efficienza. Perché? Perché quando l'elica sta girando velocemente ovviamente spinge l'aria indietro, quando invece sta rallentando non sta spingendo niente, però comunque diciamo virtualmente forma un disco, come se bloccasse l'aria che sta arrivando di qua e fa resistenza. E il fatto che l'ESC abbia il freno motore attivato fa sì che l'elica smetta subito di ruotare e le eliche si chiudono. Questo aiuta ovviamente anche ad evitare di spaccare l'elica durante l'atterraggio se vogliamo utilizzarla all'ultimo momento. Ok, spende pochissimo di energia in realtà, molto stabile. In questo momento ho l'Expo al 40%, invece il dual rate al 65 o 65%, non mi ricordo. È molto sensibile questo agliante. Per quanto riguarda la batteria consigliata per questo agliante è da 3200 mAh 4S, che ci sta tranquillamente all'interno del vano batteria. Avrete leggermente difficoltà a chiudere il vano batteria, però comunque si chiude e io personalmente ho messo un elastico per fissarlo per evitare sorprese se non dovesse tenere il magnete. E se volessimo utilizzare questo agliante come aereo, quindi l'elica sarà accesa sempre per fare acrobazie, la batteria lipo durerebbe circa 30 minuti, ma se volessimo durare di più possiamo, come potete notare, mettere una batteria agli ioni di litio, questa da 7000 mAh 4S, che durerebbe addirittura un'ora e un quarto, diciamo come aereo. Se lo utilizziamo ovviamente come agliante e siamo bravi, potremmo anche durare dal mattino fino alla sera. Ovviamente con tutte e due le batterie, lipo o anche lion, si bilancia benissimo. Per quanto riguarda la ricevente, io ho installato la R168 della Radio Master, che è una ricevente PWM fantastica perché ha la possibilità di trasmettere il voltaggio alla radio e dirmi quando la batteria è scarica. Infatti qua, come potete notare, ho dovuto solamente mettere un cavetto in parallelo al cavetto rosso che va nella ricevente e mi trasmette il voltaggio sulla radio, la quale mi avvisa a 2 o 3 stadi, come volete. Programmarlo con OpenTX è veramente facile. Non solo, se volete potete programmare, come ho fatto io, uno switch che, se lo spingete in giù, ecco, inizia a leggere il voltaggio della batteria che vedete qua. In questo caso io l'ho programmato che continui ogni 10 secondi a dire il voltaggio quando è attivo questo switch. Per questa batteria in particolare, essendo 4S, gli ho detto di avvisarmi una volta a 14 volt come batteria bassa, invece a 13 volt batteria critica. Per quanto riguarda la programmazione dell'aereo, V-Tail con OpenTX è un gioco da ragazzi, anche perché c'è la procedura guidata. Comunque, se siete in tanti a commentare nello spazio commenti sotto questo video, possiamo anche fare un video tutorial su come programmare un V-Tail. Questa volta, al posto di programmare i flaps su uno switch, quindi si aprono a metà e
fino in fondo solamente con lo switch. Ho scelto di metterli su questo slider qua, così da poterli controllare meglio, eventualmente aprirli e chiuderli a seconda del bisogno e anche a seconda del baricentro. Come potete notare, io non ho messo nessun flight controller, ma volerò in acro direttamente con questa ricevente, e non c'è tantissimo spazio per un qualsiasi flight controller, specialmente in larghezza. Però se volete un flight controller molto interessante, che fa sia da ricevente e anche flight controller, che costa pochissimo, ve lo danno con GPS eccetera eccetera, vi lascio il link nella descrizione del video e farò la recensione appena mi arriva. È veramente molto molto interessante, e soprattutto essendo della dimensione di questa ricevente e facendo da ricevente flight controller, sarebbe perfetto per questo aereo. Mentre per quanto riguarda l'atterraggio con questo aliante, è un gioco da ragazzi bellissimo, molto divertente, perché sembra che abbia un flight controller, atterra da solo praticamente, solo che vi raccomando di non aprire i flap, specialmente non aprirli completamente se siete veloci, altrimenti diciamo impenna e poi dopo non riuscite, stalla e sarebbe problematico. Perciò consiglio di fare come ho fatto io, metterlo su uno slider o una rotellina del genere, dove abbassate la velocità del motore, pian piano aumentate il flap, pian piano aumentate, arrivate a metà, e in fase di atterraggio, quando spegnete il motore, vedete che inizia, diciamo, a scendere tantissimo, iniziate ad aprirlo completamente, e poi gestite tutto il resto con gli elevatori. Credo proprio che metterò un sistema FPV su questo, aliante, anche perché, come avete visto, è molto capace di fare le acrobazie, molto snello e riesce molto preciso anche ad andare dove, dove volete, e sarebbe davvero molto divertente da utilizzare in FPV. Come al solito vi lascio il link e coupon sconto a tutto, l'aliante, batteria consigliata, come al solito anche la radio consigliata, la ricevente, consigli utili, FPV eccetera eccetera, tutto nella descrizione del video, ma potete anche cliccare qua o andare direttamente su involoconissan.it. Nel frattempo vi saluto e, come al solito, se avete delle domande, lasciatele giù nello spazio commenti. Ciao, alla prossima!